Inizieremo con il cane che non abbaia, il Basenji. È una delle poche razze al mondo che non abbaia. Nonostante sia un cane di piccola taglia, il Basenji può mordere. Nell'Africa centrale, questa razza viene utilizzata ancora oggi dai pigmei per la caccia ai leoni. Il Basenji è un osso duro. In genere, i cani da caccia utilizzano la vista o l'udito per catturare la preda. Invece il Basenji usa entrambi i sensi. Pur non abbaiando, non è affatto silenzioso. Emette un suono che è un misto tra il canto tirolese e un guaito. La laringe ha una forma diversa rispetto a quella di un cane normale. Quando l'aria passa attraverso questo canale, il Basenji non abbaia come gli altri, ma produce un mugolio o un ululato. Sotto certi aspetti assomiglia molto a un gatto. Si tratta di un animale dal carattere solitario e indipendente. Fermo. Inoltre il Basenji si pulisce proprio come fanno i gatti. Non è solo un cane molto tranquillo, ma anche un amico fedele e leale. L'indipendenza e la calma derivano dalla sua intelligenza. È opinione generale che i Basenji siano animali estremamente furbi e guardinghi. Questi cani sono probabilmente i più antichi del mondo perché compaiono tra i geroglifici dell'antico Egitto. Furono trovati nell'Africa centrale alle sorgenti del Nilo e portati come dono ai faraoni. Nel 1980 la razza ha rischiato l'estinzione negli Stati Uniti a causa della sindrome di Fanconi, una patologia genetica che colpisce i reni. L'epidemia è stata così devastante che si decise di portare altri Basenji dal Congo per contribuire alla diversificazione del pool genetico. Il tratto distintivo del Basenji è la coda arricciata. Essendo arrotolata sul dorso, ha un aspetto unico. Le altre caratteristiche di questo cane sono la fronte rugosa e le grandi orecchie dritte a punta, che ricordano le raffigurazioni egizie. I Basenji sono animali di origine antica, ma questo non significa che non possano apprendere qualcosa di nuovo. Alcuni sono in grado di imparare anche una lingua. Ecco Duncan e Bella, due tranquilli Basenji che vivono in California. Amano stuzzicarsi a vicenda e adorano giocare insieme. Sembra che il loro passatempo preferito sia rincorrersi per ore intorno alla casa. Duncan e Bella sono due esemplari tranquilli perché non si azzuffano con gli altri cani e non si divertono a distruggere le cose. Devo dire che il fatto di essere in due li tiene piuttosto occupati. I Basenji hanno alcuni comportamenti che ricordano parecchio quelli dei felini. Per esempio, a volte mi capita di tornare a casa e trovarli addormentati sul davanzale con le zampe all'aria, proprio come fanno i gatti. Questi due cani sono tutt'altro che pigri, perché hanno imparato un linguaggio che solo una persona su 10.000 conosce. Ho iniziato a interessarmi alla lingua dei segni al college e poi la passione si è trasformata in un lavoro. La comunità dei non udenti mi ha accolto a braccia aperte. Quando Daryl ha preso Duncan e Bella, gli è venuto spontaneo insegnare ai cani la lingua dei segni. Per addestrare i Basenji, ha associato un premio a ogni comando ben eseguito. In un paio di mesi, i due erano in grado di capire i segni relativi a seduto, sdraiato, bravo Duncan, e piede, per farli avvicinare. Perfetto. Duncan e Bella non possono comunicare tramite i segni, ma riescono a capirli. Oggi Daryl li ha portati alla California School for the Deaf di Riverside per mostrare ai bambini sordi della scuola elementare che chiunque può parlare con un cane. Mal Grossinger è il preside dell'istituto. Per alcuni di loro questa è la prima occasione di comunicare con un animale. Duncan e Bella non deludono e rispondono ai segni come veri professionisti. Bravo! Anche Brianna è rimasta sbalordita. Hai visto che si è seduto?
L'interazione con i cani favorisce il miglioramento delle capacità linguistiche dei bambini non udenti. Duncan e Bella hanno imparato i comandi nella lingua dei segni e questo ha permesso ai bimbi di comunicare a degli animali. Per loro è una bella sensazione poter parlare con un cane. Sono felice che il mio intervento abbia rallegrato un giorno di scuola e arricchito in parte la loro vita. Questi cani hanno imparato la lingua dei segni, ma addestrare un Basenji non è facile. È un cane dal carattere distaccato, quindi servono tempo e dedizione. Bravo! Una volta addestrato, diventa un compagno ideale. Di solito, però, il Basenji lega solo con uno o due membri della famiglia, come fanno i gatti. Un'altra caratteristica che ha in comune con i felini è di essere un ottimo animale domestico per chi vive in città. Possedere un cane che non abbaia è un bel vantaggio. Per evitare la sindrome di Fanconi è importante conoscere il pedigree del cane. Se non ha questa malattia ereditaria, il Basenji gode di ottima salute. Non perdono molto pelo, quindi se siete maniaci della pulizia, questo è il cane adatto a voi. Il Basenji è l'animale perfetto per chi vive in città. Può soffrire della sindrome di Fanconi, quindi rivolgetevi solo ad allevatori affidabili. La toilettatura porta via pochi minuti, perché questo cane si pulisce da solo. L'addestramento richiede tempo e dedizione, ma un Basenji ben istruito è un compagno perfetto. Ricapitolando, il Basenji è un'antica razza e uno dei pochi cani che non abbaia, ma emette un verso molto particolare.